Attraverso un lungo post pubblicato su Facebook, Belen Rodriguez replica ai gossip che la vogliono vicina ad Andrea Iannone. Il pilota, che sarebbe grande amico di Remyas Rodriguez, è partito per Ibiza insieme alla famiglia della showgirl con la quale sta trascorrendo le vacanze. Il mondo della cronaca rosa è impazzito, gridando immediatamente alla nuova coppia. Ma Belen dalla Spagna non ci sta e attraverso il suo profilo replica. Mi dispiace ogni volta dover smentire giornali e articoli, non lo faccio ogni giorno perché altrimenti perderei troppo tempo e non mi godrei le giornate. So che fa parte dei meccanismi del mondo dello spettacolo e quindi spesso taccio. Però quando succede che mi affibbiano dichiarazioni, virgolettati e interviste che non ho mai rilasciato, soprattutto in questo momento, me la prendo perché non è giusto giocare sempre con la vita delle persone, anche se famose, sempre persone siamo, e non è giusto che ogni volta ti facciano passare per quella che non sei. Sono stanca di dover stare attenta con chi parlo, con chi prendo un caffè, con chi salgo in macchina che subito ci devono marciare con diffamazioni senza limiti, e nonostante tutto questo, cerco di comportarmi naturalmente, per non essere schiava di queste stronzate, e perché non ho mai fatto strategie d'immagine per apparire casa e chiesa, si potrebbe fare ma a me non interessa. Ma a prescindere da tutto ciò, in questo momento io non ho la testa per nessuna storia d'amore, sto cercando solo di divertirmi fra amici e famiglia, sono loro in questo momento che mi fanno stare bene, quindi qualsiasi fotografia tagliata e manovrata con didascalie stupide e maliziose lasceranno il tempo che trovano, ugualmente dichiarazioni senza alcun senso. Mi prendo il tempo di chiarire queste cose, anche se avrei voluto stare in silenzio, ma se non mi difendo, io non mi difende nessuno. Meglio un post che un'intervista. La frecciata a Stefano De Martino. Il settimanale chi ha beccato Belen e Andrea in atteggiamenti compromettenti, ma la showgirl nega che con il pilota ci sia qualcosa e spiega di non avere la testa per alcuna relazione. L'ultima frase del suo post, però, rappresenta una chiara frecciatina all'ex marito Stefano De Martino che, proprio pochi giorni, ha rilasciato la sua prima intervista post-separazione. Belen ha voluto sottolineare di essersi comportata in maniera diversa, ma si è garantita la possibilità di smentire tutto il gossip che sta circolando sul suo conto. Chi se ne frega?